con tofu, germogli, buono, carote. Yo guys, kembali lagi bersama dengan Bro Chan di channel kebanggaan kalian semua, yaitu Jelajah Italia. Maaf, baru kali ini Bro Chan bisa membuat vlog baru dikarenakan Bro Chan agak mengalami sedikit tidak enak badan ya. Jadi Bro Chan fokus dengan berpuasa dan kali ini Bro Chan sudah lumayan agak sehat dan tentunya terima kasih atas doa netizen semua di rumah, Bro Chan kembali bisa membuat konten baru kali ini. Dan tentunya kalian apa kabar semuanya, netizen-netizen yang bahagia di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat saja, diberikan kesehatan walafiat, semoga dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Oke, langsung aja, Bro Chan kali ini mau masak sesuatu yang simple. Simple tapi enak. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke guys, kali ini Bro Chan akan memasak oseng-oseng tauge, wortel, dan tahu. Jadi gimana hasilnya? Lanjut aja, kita lihat bareng-bareng. Yuk! Sekarang kita goreng dulu tahunya. Bismillah. Pertama, bawang bombaynya. Harumnya keluar, masukin cabai hijau. Ini sudah agak berubah nih warnanya. Oke, masukin bawang putih. Terus kita masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng dan kita pisahkan. Kaldu ayam, garam. Kita masukkan wortelnya dulu ya guys. Masukkan sedikit air ya. Oke, guys, airnya sudah mendidih ya. Terakhir kita masukkan tauge. Alright. Kita masak tauge-nya sebentar aja karena supaya jangan terlalu apa ya, matang gitu ya. Jadi biar agak sedikit
orang Italia nyebutnya croccante, kriuk gitu ya. Allora, in Indonesia li chiamano oseng oseng toge. Oseng toge. Oseng oseng toge. Oseng toge. Sarebbe, sarebbe germoglio di soia. Mm. Toge. Buoni? Mm. Sembra stata in quartiere primavera. Mm. Sì, penso. Con i germogli. Mostraci dov'è il germoglio di soia. Eccomi qua. Ah, ok. Germogli. Mm. Ah, un'altra domanda. Sai che ci sono tanti i netizen che scrivono, ma come mai qui mangiano con le forchette? Ah. Invece lì in Indonesia mangiano col cucchiaio. Qualcuno vuoi spiegarci? Fa parte della nostra cultura mangiare con la forchetta. Il cucchiaio si usa per le minestre, per le zuppe, per le cose liquide. Le cose solide noi usiamo la forchetta per prendere meglio il cibo. Questo? Ok, spero che loro capiscono. Ciao Aurora, cos'hai? Sei stanca? Sì. Cosa hai fatto? Sei stanca? Studiato. Hai studiato? Ho studiato, mi sono lavato i capelli, ho fatto tante cose. Profumo. Mm. Sofia? Stavo gustando. Buono, devo dire. Un po' piccante come sempre. No, no. Sì. No. Io sempre. Sto bene, sono un po' stanca dal troppo studio, ma va bene, dai. Cosa vuoi sapere se mi piace? L'hai già finito? Sì. È buono, mi è piaciuto tanto. E questo adesso cosa stai mangiando? Redù, insalata, pomodori e cetrioli. Perché qui da noi adesso inizia a far caldo e quindi il cetriolo è una verdura fresca piena d'acqua. Ah, ok. Di seta. Perfetto. In Indonesia li chiamano lalapan. Lalapan. Lalapan, sì, vuol dire, sai, quello mangiano verdura, quella fresca, cruda. Si chiama lalapan. Di solito fanno mista insieme con la salsa piccante. Ah. Di là li fanno così. Ma le mangiano lalapan e con la salsa piccante. Ecco. Allora, quando verrò in Indonesia mangerò la lapan, però senza salsa piccante. Ok, continua a mangiare. Mm-hmm. Buon appetito. Grazie. Vado da mamma Alessia. Allora, che ne dici? Buono. Mi piacciono i germogli di soia. La soia fatta così è buona, con il riso bianco. Un piatto leggero. Sì. Mm. Per la sera va bene, per stare leggeri e con la verdura che noi accompagniamo, appunto perché è la stagione dell'insalata, dei cetrioli, dei pomodori, perché comincia a far caldo e quindi questo ci aiuta ad avere anche le vitamine, sali minerali e tutto. Perfetto. Ah, una cena leggera. Grazie. Buona. Prego. Ciao Aurora. Ciao. Puoi salutare tutti i netizen in Indonesia? Ciao a tutti. Tutto il mondo? Tutto il mondo. Ottimo. Vuoi spiegarci cosa stai mangiando? Il tofu con le verdure e i... cosa sono i? Germogli di soia. Visto che hai finito, mostra il piatto, madonna. A me è piaciuto tanto, anche perché mi piace tanto il tofu. Bene, bene. È una buona cosa. Quindi sì. Preferisci tofu o tempe? Tofu. Tofu. Mm. Invece Sofia? Nessuno dei due. Non mi piacciono purtroppo. Ah, ok, non ti piace soia? No, ha un gusto strano che non incontra. Non incontra il mio gusto purtroppo. Bene, bene. Il piatto semplice, germoglio di soia. Però è buono, veramente. Perfetto. Semplice ma gustoso. Ok, grazie mille. Alright guys, jadi sekedar informasi nih ya,
tidak ada Tekla di vlog kali ini karena Amore lagi tidak enak badan. Nah, begitu Bro Chan sudah selesai sembuh, gantian Amore Tekla yang sakit ya. Jadi mohon maaf karena Tekla tidak ada di vlog kali ini dan bapak mertua saya juga tidak ada. Ya mohon maaf. Jadi sementara yang ada aja dulu, yang penting kalian tetap mengikuti konten-konten Jelajah Italia. Stay tune. Mamma Alessia, allora adesso vogliamo capire, diciamo, il parere. Ok, allora, buonissimi i germogli di soia, molto molto buoni, leggeri, i pezzetti di tofu anche, io lo amo, a me piace molto il tofu, meglio della carne, devo dire la verità, che noi mangiamo anche quella. E mi piace mangiare leggero, per cui sì, ovvio ci sono delle pietanze più saporite, più gustose, più buone, però a me questo è un piatto serale che piace. Ottimo. Sì, non è eccessivamente buonissimo, però incontra il mio gusto. Quindi il mio voto è un 7,5. Sì. Quindi ti sei già un po' abituata. Il discorso col cibo indonesiano. Ma io lo mangerei tutti i giorni. Wow. È che non lo so tanto cucinare, però io preferisco il cibo indonesiano. Non dico a quello italiano, però tanti piatti italiani io preferisco l'indonesiano. Oh. Sì, farei un misto, metà italiano e metà indonesiano. Ottimo, sì. Grazie. Vuoi dire qualcosa ai netizen a casa? Vuoi dire qualcosa a loro? Sì, che seguiteci, continuate a seguirci nei video che facciamo. A noi piace che ci guardate, che apprezzate anche quello che noi nella semplicità della famiglia, così condividiamo. Ciao. Grazie mamma Alessia. Ciao. Adesso vado da Aurora, visto che sei qua. Aurora, vuoi dire qualcosa? Allora, a me è piaciuto tanto, anche perché a me piace tanto il tofu. Uh-huh. Nulla, è un piatto leggero che mangerei spesso. Rispetto ad altri piatti, e nulla, molto buono. Il mio voto è 8,5. Grazie mille. Vuoi dire qualcosa ai ragazzi a casa? Seguitemi su Instagram, e commentate, iscrivetevi al canale. Perfetto, grazie Aurora. Ciao. Vado da Sofia, vado un pochino più vicino a Sofia. Da me. Vai Sofia. Beh, che dire, buon piattino, io non sono amante del tofu, quindi ecco, questo non mi piace tanto, però la verdura cucinata così, i germogli di soia, buoni, mi sono piaciuti, è un piatto leggero, quindi ideale per la sera, e niente, insomma il mio voto potrebbe essere un 7,5, sì, 7,5, 8. Ottimo, vuoi salutare tutti gli amici? Ciao a tutti, grazie e continuate a seguirci nel nostro canale, insomma, mettete like, condividete tutti i video, così insomma ci aiutate. Grazie Sofia. Ciao. Ciao. Prima di Massi, siamo a Dada.